Adesso è il momento, qui al Teatro del Giglio, sabato 4 novembre 2023, finalmente vi chiedo di fare un grandissimo applauso per il sensei Naoki Urasawa! Grazie, buon divertimento. Grazie Alberto, siamo contentissime ed emozionatissime di essere qui a fare da madrine a questo evento. E noi senz'altro sentiamo anche bisogno di spiegarvi un tantino come si svolgerà, perché è un format di evento che è stato creato appositamente da Urasawa Sensei ed è formato da una commissione di talk, quindi una parte parlata, dialogata, in cui noi gli faremo delle domande, e di musica e di drawing. Quindi quando il maestro suonerà, attenzione, perché di lì a poco si scatenerà la magia e ci sarà anche drawing. Chi è stato con noi all'evento di San Francesco bene lo sa. Benissimo, direi che entriamo a questo punto a gamba tesa nelle nostre bellissime domande da fare a Urasawa Sensei, perché tutti noi siamo molto curiosi di sapere come si è formata la sua carriera di manga, perché tutto il mondo è riuscito comunque a trascinare nel suo incredibile successo. E la prima domanda è: Sensei, ci sono tanti elementi che rendono i suoi manga inconfondibili e indimenticabili per chi li legge. Viene da chiedersi quali siano le sue fonti di ispirazione. Vuole parlarcene? Dopo Kai Kyoka. Ma no. 私今年で63歳になりますけども、63年間自分が見たり聞いたりしているもの全てが私に影響を与えて、ドラマが生まれてきているんだと思います。ついてきて、io quest'anno è una domanda un po' difficile, ci ho pensato un po' all'inizio. Dice, io quest'anno ho 63 anni. Quello che posso dire è che durante questi 63 anni di vita tutto quello che ho visto, tutto quello che ho ascoltato, tutte le esperienze che ho fatto mi hanno portato qualcosa di ispirazione. Quindi la mia ispirazione viene dalla mia vita quotidiana, dal mio vissuto. Invece la seconda domanda parte da 20th Century Boys, che è un'epopea straordinaria ed è forse l'esempio più famoso del modo del sensei di raccontare storie, fatto di intrecci avventurosi, pieni di salti temporali, pieni di grandi misteri da risolvere, calati in ambientazioni storiche precise e popolate di tanti personaggi. Come si costruiscono storie così complesse? ですね、その直前まで書いていた「ハッピー」っていう漫画の最終回の原稿を、編集者に渡しまして、でも二度と週刊連載、毎週漫画を書くようなそういう連載はもう二度とするもんかって思って、みんなで乾杯をして、で「よし終わった、これで週刊連載は終わった」と言って、うちに帰って、ゆっくりお風呂に入っていたんですね。そしたらそこに、浮かんだんです。
国連事務総長の声のような声がして、彼らがいなければ我々人類は21世紀を迎えることはなかったでしょう、ご紹介しましょうって言って、そこで T-REX の 20th Century Boy がダーって流れるっていうのを本当に降ってくるように浮かんだんですね、浮かんだというか降りてきたんですね。でそれをだからお風呂から入って慌ててメモを取りまして、それをまた週刊ビッグコミックスピリッツにファクシミリで送ってしまったんですよ。Allora, in quel periodo avevo già finito, anche se non era finita la pubblicazione, ma io avevo già finito di disegnare Happy. Quindi ho avuto un momento di proprio, finalmente è finita la pubblicazione settimanale, non ce la facevo più. Quindi è uscito poi con il subgruppo di editor della casa editrice, sono andati a bere, in compagnia hanno fatto Brindisi, Campai. E poi lui è tornato a casa e proprio rilassato, contento per aver finito il lavoro, allora si è entrato in vasca, momento di rilassamento totale, e in quel momento però in testa gli è arrivata questa voce, ha sentito come un messaggio: se non ci fossero stati loro non saremmo arrivati al ventunesimo secolo, non avremmo visto il ventunesimo secolo. Stacco, T-Rex, 20th Century Boys, apre gli occhi, esce subito dalla vasca e comincia a disegnare, a scrivere subito un memo di quello che gli era arrivato in testa. La prima cosa che fa è manda subito il fax del memo alla redazione di Big Spirit e del settimanale. あの時にファクシミリを送んなかったらもう少し休めたんですけどね。Era meglio forse se non mandavo quel fax e riposavo un attimo di più. Posso passare alla domanda successiva, anche se quando il sensei risponde vorremmo andare avanti a discorrere liberamente, perché sono veramente risposte meravigliose. Nelle sue opere vengono citati eventi realmente accaduti, come per esempio l'allunaggio, l'esposizione universale di Osaka, che hanno avuto un coinvolgimento sicuramente collettivo. Questi eventi possono essere intesi come un detonatore per fare convergere i desideri e le energie di tante persone verso cambiamenti epocali nella storia dell'umanità. Perché ha scelto di trasformarli in importanti snodi nelle sue storie? あの今生きる皆さんも含めて我々は人類始まってからの人類よりも地球が始まってからの歴史が刻み込まれていると思うんですね、自分が全く意識していないいなくてもね。だけどだからその今生きているっていうことは宇宙が始まり地球が始まったその歴史が全部皆さんの中にその歴史が流れているから、今私と皆様のこの場所に一緒にいるって僕は思うんですね。だからそのいろんな起きた事件、いろんなその歴史的な事件、この間起きた事件もそうですし今起きている事件もそうですけども、全て我々に影響を与えているので、我々を書くとき、私たちをドラマで書くときは必ずそういった歴史を踏まえて書かなきゃいけないのではないかって僕は思っているんです。 Allora, è un discorso un po' grande, tematica un po' larga, nel senso che gli eventi che io metto nei miei manga fanno parte della storia dell'umanità, ma probabilmente anche tutti voi, da quando siete nati, da quando siete venuti al mondo, avete assistito a un sacco di episodi. Probabilmente anche voi non ve ne rendete conto, ma tutti questi episodi a cui avete assistito durante la vostra vita fanno parte di voi, fanno parte della vostra esperienza. Anche gli eventi che stanno avvenendo adesso, più avanti,
probabilmente entreranno a far parte di voi. Quindi quando disegno un manga, nel mio caso quello che penso io è che mettere questi eventi nelle mie storie rende tutti partecipi, è più facile anche per gli spettatori capire quello, le cose di cui voglio parlare, le tematiche che voglio mettere nelle mie storie. Parlando invece di Monster, che nel titolo sembra fare riferimento proprio alla parte terribile e mostruosa che si annida nell'essere umano, Monster è una serie nata proprio con l'intento di raccontare il male? モンスターというタイトルは、とても大きいテーマだって僕は思ったんですよ。モンスターという言葉自体がとっても大きいものだと思って、で、自分を奮い立たせるために、次の作品をモンスターというタイトルにして、このモンスターというタイトルにふさわしいドラマを作れ、自分を奮い立たせる、そういうためのにあのタイトルをつけたのかもしれませんね。Allora, riguardo il titolo, proprio la parola monster del titolo, Monster è un'opera che ho scritto perché volevo affrontare un grande tema, cioè il tema affrontato è una cosa molto grande, molto impegnata. Quindi rispetto alle opere che stavo facendo prima, quando ho deciso di iniziare Monster, che era l'opera successiva, ho deciso di mettere questo nome perché rendeva il senso della profondità del dramma che volevo trattare. ただこれはモンスターだけで、この大きなタイトルが僕は必要なんだって当時討論してたのを思い出します。Allora, quando lui ha proposto il titolo al suo editor, l'editor gli diceva: perché non facciamolo in italiano? Sarebbe il mostro, Yami no Monster, tipo il mostro dell'oscurità, il mostro della luna. Cercava di fare una cosa più complessa. Lui subito ha detto: no, dobbiamo fare solo un monster, perché la parola appunto è monster, rende bene il senso di quello che voglio trattare. Nelle sue storie si nota, chiunque può notarlo, mostra di padroneggiare perfettamente il linguaggio cinematografico, in particolare per quel che riguarda la regia, il montaggio, le sequenze di dialogo. Ci sono quindi dei registi oppure dei film che l'hanno influenzata particolarmente, che magari ha citato nei suoi manga?映画は本当にものすごい僕に影響を与えていて、それで、そうですね、その映画からインスピレーションを受けたものっていうのは、まあ、随分役立ってはいるんですけど、今おっしゃられた僕の漫画は映画のようだっていう表現を皆さん大勢の方がするんですけど、漫画ってこういうもんだよっていうところで僕は行きたいんですね。映画のようだではなく、これが漫画だっていうところに僕はたどり着きたいなと思ってるんです。Allora, sì, è vero, io mi ispiro molto ai film. Se devo dire, mi ispiro a tanti film in generale. La mia ispirazione prende il tipo di regia, insomma, come vengono fatti i film, mi ispira molto. E mi viene detto spesso che i miei manga sono come dei film, come vengono realizzati, ma in realtà
quello che voglio fare io, cioè non voglio che mi venga detto che i manga sono come dei film, perché secondo me questi sono i manga, cioè i manga sono, è così che devono essere. E questo è quello. Delle ispirazioni particolari Kurosawa, Akira, e Ozu Yasujiro, e i fratelli Coen, Wim Wenders e Bogdanovich, Peter Bogdanovich. Forse anche Dario Argento, se non ricordo male. Dario Argento è un tokubetsu waku desu. Sì, Dario Argento è proprio un artista speciale. モンスターの中にはダリオ・アルジェントの魂が相当入っています。In per esempio nell'opera Monster lo spirito di Dario Argento c'è molto. Invece parlando di Pluto, com'è nata l'idea di sviluppare questa storia e di confrontarsi con il dio dei manga Osamu Tezuka? もともとプルートっていう作品は地上最大のロボットという手塚治虫さんの作品で、それは1960年に発表になったんですけども、ちょうどその時に僕が4歳か5歳ぐらいの時なんですけど、その時に僕は子供の時にその作品を読んで非常に衝撃を受けたんですね。4歳の5歳ですから、その衝撃の一体何なのかわからないんですけども、なんか胸がぐーっと切なくなるような衝撃を受けたんです。 Allora, la storia originale di Pluto è ispirata agli episodi della serie di Astro Boy, il robot più forte della Terra. E, è una storia del 1964. A quel tempo io avevo 4-5 anni e quando l'ho letto ho pensato subito che fosse meraviglioso, bellissimo. Mi sono sentito proprio emozionato a un livello altissimo perché mi sembrava una cosa fantastica. Questo tempo è passato nel 2003. Nel 2003, Tezuka Osamu ha deciso che Tezuka Atom sarebbe nato nel 2003. E nel 2003, Tezuka Atom sarebbe nato nel 2003. E nel 2003, Tezuka Atom sarebbe nato nel 2003. E nel 2003, Tezuka Atom sarebbe nato nel 2003. E nel 2003, Tezuka Atom sarebbe nato nel 来た時に、僕はその時地上最大のロボットのリメイクに挑むような気骨のある漫画家はいないもんかねって、その企画を言ってきた人たちに言ったんですけど、そしたらみんなが自分でやればいいじゃないかっつって言ってきたんですけども、僕はそんな話を聞いて、僕はとんでもない、僕はそんなものできませんって、その時は答えてました。 Poi facendo un salto temporale fino al 2003, in quell'anno è stato il 40° anniversario della realizzazione di Astro Boy, ci sono stati diversi eventi anche perché usciva la nuova serie, volevano fare, la casa di produzione voleva fare qualcosa che rendesse omaggio al personaggio, quindi ci fu questo evento in cui lui fu invitato e praticamente cominciarono a parlare di che tipo di opera realizzare per rendere omaggio al personaggio. E venne fuori il remake di questa storia, Pluto, e lui disse per primo, perché nessuno fa una cosa del genere? Nel senso, la storia era bellissima, era la parte migliore dell'opera, perché non realizzare una cosa del genere? E tutti gli hanno detto, sì, falla te allora. Io no. アスリートメイトのそれぐらいで、当時一緒にドラマを作っていた元編集者の長崎隆さんと、その後打ち合わせをしている時に、僕がその人たちにそんなことを言ったって噂を聞いたらしくて、長崎さんはそんな話したんだってって言うから、そうなんですよね、あの話
ゲイジヒトっていうゲイジがかっこよかったですよねみたいな話を2人でしてるうちにどんどん面白い話が出来上がっていってこれは人には渡したくないなって思うようになって、試しに今僕の頭の中にあるイメージボードストーリーの、中のシーンを、頭に浮かんでるシーンを いくつか、ラフなものを5、6枚でしょうかね、絵を描いてそれを手塚治虫さんの息子さんの手塚誠さんに、とりあえず送ったんです。送ったんだけどそんな別にそれが本当に実現するなんて全く思っていなくてこんなことを思いつきましたって出しただけなんです。 Allora, poco dopo, qualche giorno dopo, ho avuto un incontro con il mio collaboratore storico, signor Nagasaki, che è venuto da me e mi ha detto: oh, ho sentito che hai detto che vuoi rifare il remake. E lui dice: no, 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 non è che lo voglio rifarlo, è venuto fuori, ma però non era male, vero? E si sono messi a parlare di quella storia, di quanto entrambi apprezzavano, mi piaceva quella storia. Quindi mentre ne parlavano, lui praticamente gli è venuto questa consapevolezza che però effettivamente se questa opera deve essere fatta non voglio che nessun altro la faccia, voglio essere io a farla. E in quel momento dentro la sua testa sono cominciate a apparire tutte le scene, dei disegni, dei personaggi, come sarebbero dovuti essere, e le ha disegnate su un foglio, ha fatto delle bozze insomma, le ha mandate via fax al figlio che di Tezuka, Makoto Tezuka, che gli ha mandato semplicemente il fax. Sì, ですね、僕はもうすっかりそのことを忘れてまして、半年ほど過ぎたんです。で、マコトさんからちょっと食事でもしませんかという連絡があったので、あ、いいですよ、食事しましょうなんて言って楽しそうですねつって、で食事会を持ちまして、で楽しく食事も食べて。お酒も少し入ってみたいな感じで、そしたら誠さんが、じゃあ浦沢さんよろしくお願いしますよみたいなことを言うんですね。ん？何のことですか？ Allora, ho mandato questo fax e basta, è finita lì. Dopo sei mesi ho ricevuto un invito da Makoto Tezuka per andare a cena. Dice, andiamo a mangiare qualcosa? Ma sì, andiamo. Siamo andati a mangiare e niente, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, insomma ci siamo divertiti, non abbiamo parlato di lavoro, abbiamo passato una serata insieme. Finito di mangiare, nel momento proprio di rilassamento, mentre bevevamo un po' di sake, e improvvisamente lui mi fa, allora, Urasawa-san, mi raccomando, cosa?何の話ですかって聞いたら、プルートンに決まってるでしょうって言われたんですよ。No, aspetta, di cosa stai parlando? Pluto, no? Lo facciamo, lo fai, giusto? その瞬間からものすごい重圧がドーンと僕にの襲いかかってきまして、体中にジンマシンが出てきちゃったんですよね。E quella settimana è stato un inferno, mi è arrivato subito di colpo tutta questa pressione immensa del lavoro da fare e addirittura dallo stress mi è venuto l'urticaria. Sono sono una pressione di uccidere tanto che kakiangetano. Quindi con tutta questa sofferenza e questo lavoro fatto con l'urticaria il risultato è quello che avete dato. L'orticaria e i risultati non sono altrettanto spettacolari, devo dire. Parlando sempre di Pluto, degli sviluppi narrativi questa volta, e colpisce molto il fatto che in Pluto una cosa che più di tutte rende simili le intelligenze artificiali più avanzate agli umani non è tanto l'amore quanto la capacità di odiare. Come mai ha scelto questa chiave interpretativa?
まあ、今皆さんもご存知の AI っていうものはその本当日々今この時も進化しているどんどん育っている、その育っているっていうのは人間に近くなっているということですよね。で人間に近くなっていくっていうことはどういうことになるかというと、人間が持っているいいところもあるけど悪いところも獲得していく。人間の持っている悪いところって何だろうっていうと、それはやっぱり憎しみだったり、そういう過去のことを恨んだり、そういうようなことの悪い要素がその AI が獲得していくっていうことは、これ非常に起こる危険性のあることですよね。Allora, quando si parla del parlando dell'umano, l'uomo ha tutta la fase da bambino e poi la fase della crescita. Durante la sua crescita vive, viene cresciuto con diverse, cresce anche con le proprie esperienze e l'educazione che gli viene data. Ma le esperienze ci sono, nell'esperienza durante la vita umana ci sono cose buone e cose cattive. Quello che ha pensato lui è che, a parte le cose belle, le cose buone, quali sono le cose cattive durante le esperienze la cattiveria? La cosa che gli è venuta subito in mente è l'odio. Quindi l'odio, nel genere umano, insomma, durante la crescita di una persona, l'odio è sempre presente. E quindi questa è una cosa che ha voluto, una tematica che ha voluto veramente affrontare. なので AI の我々は手本にならなければいけない。そのために我々が努力しなきゃいけないのは憎しみ合うことではなく愛を獲得することだってことを AI の手本になるために我々がやらなければいけないと僕は思っています。 Quindi, noi dobbiamo essere capaci di visto che cresciamo con entrambe le cose, dovremmo essere capaci di cercare di far superare questa capacità di odiare alla capacità invece di voler bene, di amare. Quindi probabilmente dando risalto a questo tema si riesce a capire che la nostra missione dovrebbe essere l'altra, quella di riuscire ad arrivare a raggiungere il bene, insomma. E magari. A proposito di intelligenza artificiale, che è diventato un argomento di grande attualità visto il dibattito sulla sua possibile interferenza con il lavoro di disegnatori, sceneggiatori e creativi di tutti i tipi, qual è la sua opinione sull'intelligenza artificiale e sul rapporto che la creatività può avere? ですね、ゼロ、我々は白紙、白い状態から絵を立ち上げたりドラマを作ったりしますけど、白い状態からゼロの状態から AI に任せるっていうのは我々人類の大事なことを放棄したことになると思うんですね。我々人類はゼロから何かを立ち上げるっていうことをやはりどんなに困難でもやらなければいけないことだと思うんですね。Allora, usarlo, nel senso, pensando al il lavoro da fare, un foglio bianco, comunque dall'inizio, da zero, usare le AI per lui, l'intelligenza artificiale per lui non è, nel senso, questo è un lavoro che dobbiamo fare noi. È una cosa che dobbiamo, quando il lavoro deve essere fatto da zero, partire da una tavola bianca, è una cosa che dovrebbe essere partire da noi. だから AI を使うっていうのはあくまでも我々のアシスタントとして、私たちが何かを成し遂げようとするときにそれ AI に手伝ってもらうということが重要で、あくまでも、次の時代のアイデアは我々のこの頭の中から生み出さなければいけないことだと思っています。
Allora, quindi il lavoro deve essere fatto da noi. Se poi invece pensiamo a una fase successiva dove l'AI è qualcosa che ci aiuta, che ci assiste nel lavoro, potrebbe anche essere, però deve essere un lavoro di, come si può dire, il lavoro deve essere nostro, quello dell'AI è semplicemente un lavoro di aiuto, però tutto deve partire da quello che c'è dentro la nostra testa. そのためには人類はもっともっと努力しなければいけないと思います。 Quindi per fare questo noi come esseri umani dobbiamo impegnarci sempre di più, dobbiamo sforzarci di creare sempre di più. Faccio un'ultima domanda al maestro, poi gli lasciamo la mano e la chitarra. Lasciamo spazio alla sua creatività. Esatto, lasciamo spazio all'arte pura, alla magia pura della sua arte. Di Nasadora e in generale nelle sue storie c'è un eroe o un'eroina di eccezionale integrità e coraggio che riesce a coinvolgere nel suo tentativo di salvare il mondo anche i personaggi che gli stanno intorno, che non avrebbero da soli quel coraggio e quella forza d'animo. Nelle sue opere sembra quindi che le grandi avventure e le grandi battaglie diventino possibili solo attraverso la relazione con gli altri, perché laddove le forze del singolo non bastano, arriva provvidenziale l'aiuto di chi gli sta accanto. Da dove nasce questa concezione, diciamo, collettiva delle sue storie? Io quello che penso è che l'uomo non dovrebbe combattere da solo. Allora, il senso è che non dovrebbe combattere da solo, però dall'inizio il risultato deve essere l'unione della forza con tutti, però dall'inizio ci deve essere sempre qualcuno che motiva gli altri, cioè il creare il gruppo parte dall'individuo. Poi dopo, cioè partire subito dall'inizio, faccio gruppo e affronto qualcosa, no, nel senso, prima ci deve essere la motivazione individuale, ma poi dopo il combattimento deve essere... あの、僕はスポーツの団体競技っていうね、バスケットボールとかバレーボールとか、非常に僕そういうのが苦手で、僕がやっていたのは、110メートルハードル、100メートルソロとか、そういう陸上部で、ただ一人ずっとグラウンドで練習している、そういう、非常に孤独な人間だったんですけども、なんかね、一人で物を作り上げるっていう、そういう覚悟みたいなものって、なんかすごく僕はすごく大事だなと思ってるんです。Quindi nel suo caso, prima di arrivare al gruppo, nel senso io per esempio da ragazzino non sono mai stato, non ho mai fatto sport, diciamo collettivi, basket, sport di squadra. Io gareggiavo nell'atletica leggera, quindi 150 metri, la corsa, e ci ho pensato un po', però diceva questa cosa a me mi ha dato veramente forza, cioè la consapevolezza di iniziare le mie battaglie da solo. なので僕は今も漫画は一人の部屋でペンにインクをつけてカリカリカリカリカリカリずっと一人で漫画を描いてます。
Quindi anche adesso, quando disegno il manga, da solo, nella mia stanzetta, la sola testa, comincio a scrivere e da solo realizzo il mio manga. La prossima canzone si intitola La canzone dei frutti rossi. しばらく誰とも会ってません。言葉もうまく出て
できません。あんまりあなたに会いたくて、背中の羽がうずきます。
YouTube とかでご覧になってる方いるかと思うんですけども、日本の NHK 国営テレビの方で私はまんべんという番組をやってまして、今まんべんネオっていうタイトルでやってますけども、それの、タイトルソング、漫画描きのバラードっていうのを、今からやります。漫画描きのバラード紹介してください。Probabilmente lo conoscerete da YouTube, il mio programma Man Ben. Adesso c'è la nuova serie Man Ben Neo e questa è la canzone che è il tema del programma. Si intitola La ballata del disegnatore di manga. Bridge 部分ですね。そのメロディーの途中で。こんな歌詞が出てくるんです。紙とペンさえあればどんな悪者もノックアウト。 Quindi una delle frasi che durante la canzone viene fuori è che se hai una penna e un foglio puoi combattere qualsiasi cosa. ステキなお姫様を救い出して銀河の果てまで二人とはのランデブー。 Si può salvare una bellissima principessa e insieme incontrarci nella galassia. そんな歌を歌います。山のような消しゴム化す。それでも
che voi tutti non ci Let's go.